Parla Londra. Qui è sempre la Galizia. Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra. Unione Radiofonica Italiana. Radio Maggio. Estazione Nazionale. Radio Romania Internazionale. Esta es Radio Habana Cuba. Radio Pirata. Radio Pirata, la radio nella radio. Tra le onde dei mari e le onde della radio, rieccoci con i nostri pensieri e le nostre passioni e un nuovo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio, della sua storia e della sua attualità. Oggi, come al solito, faremo una tappa a Cuba e a Cuba ci andremo conoscendo la storia di CMDY, Radio La Voz de la Victoria. Novità per la radio nelle scuole 4.0, ottimi risultati per la trasmissione in onde corte di Ital Radio. Ed eccoci ad iniziare un nuovo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, tappa a Cuba anche oggi, come d'abitudine ormai, stiamo cercando di conoscere tutte le 100 radio cubane e quest'oggi siamo ancora all'interno della rete di radio, di cui Radio 26 è la radio madre di questo circuito di Matanzas, composto da 6 emittenti, Radio Ciudad Bandera, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, di cui vi ho già parlato in precedenza, e di Radio Varadero e Radio Unión, di cui vi parlerò invece prossimamente, mentre oggi vi racconto la bella la storia de La Voz de la Victoria. Grazie al sito cubadebate.cu oggi ho raccolto alcune informazioni su un'altra radio cubana che porta avanti una sfida che prosegue ogni giorno con passione. Radio La Voz de la Victoria, CMDY, è la stazione municipale nata il 18 aprile 2008 e da non confondere con Radio Victoria, di cui vi ho già parlato appunto. Ed è stata una grande sfida per un comune che, grazie al leader della rivoluzione cubana Fidel Castro, ha cessato di essere il più povero e dimenticato del paese e oggi ha il privilegio di avere una stazione radio che contribuisce ad elevare la cultura generale del popolo di Cienaga de Zapata, nella provincia di Matanzas. È stata una grande sfida, dicevo, per i vertici del territorio e per i lavoratori dei media realizzare un'emittente radiofonica, grazie alle persone che hanno coraggiosamente reso possibile per quel 18 aprile mandare in onda per la prima volta una voce che sarebbe rimasta per sempre e che si impegna per un popolo che ogni giorno si aspetta il meglio dalla sua programmazione. Con la sua programmazione, dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino, la radio apre con il radiogiornale intitolato Desde mi Cienaga, 20 minuti con la radionovela di Radio Arte e poi la rivista di varietà Dinamica. Nel pomeriggio invece, dopo il radiogiornale nazionale, inizia il programma Desempolvandos Discos e alle 2 del pomeriggio inizia invece la rivista di varietà Desde el Sur. Il sabato invece offre un programma molto vario, una rivista dedicata alle donne e alla famiglia Como en Casa e nel pomeriggio la rivista radiofonica En Sintonia. La Voz de la Victoria ha un totale di 10 programmi, 9 dei quali sono in diretta. Radio Voz de la Victoria, la voce che vive in te, questo è lo slogan, trasmette sui 99.5 e 100.1 MHz in FM dalla terra dove l'imperialismo Yankee ha mangiato la polvere della sconfitta, Cienaga de Zapata, Matanzas, Cuba. Dal punto di vista della presenza sui social non riesco a segnalarvi nulla di particolare, solo ad esempio la presenza di alcune informazioni e anniversari presenti sulla pagina Facebook di Radio 26 Matanzas. Ora, per farci un'idea di questa radio, per ascoltarne un po' il suono e lo stile, ascoltiamo alcuni frammenti audio di archivio tratti da un canale di YouTube ed esattamente il canale YouTube di Aldenis Rodriguez. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Nuestro sonido sur continúa ahora con Radio Revista Cultural en Sintonía. Es la hora de nuestra cita cultural, 2:00 p.m. Con la más cordial de las bienvenidas, llegamos por el mismo camino de andar en tus frecuencias favoritas.
La cultura y los valores han de ir de la mano. Deben cultivarse en la infancia los sentimientos de independencia y dignidad. Los verdaderos y elevados bienes solamente se pueden obtener cuando se basan en la obra justa y digna. Los valores se reflejan en el curso de la vida. Patria es humanidad. La honradez debía ser como el aire y como el sol, tan natural que no se tuviera que hablar de ella. Cuanto no sea compatible con la dignidad humana, caerá. Y estamos felices y contentos, ustedes y nosotros, a través de nuestras frecuencias amigas. Tenemos presencia en el portal de la radio cubana. Búsquenos como La Voz de la Victoria. Somos la emisora número 92 del país. Todavía en el corazón de la Ciénaga de Zapata, pues están las historias de esos personajes. Hoy vamos a radiar más adelante la de Fran del Clan Pinto. Así, amigos, te digo ya así, tiempo vencido en la sintonía del sábado. Gracias a ustedes por mantenerse junto a La Voz de la Victoria y este es su especial de la tarde desde las 2. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero que no acuda la tristeza a sus hogares, porque dentro de 7 días estaremos nuevamente por más música y más participación. En el colectivo de realización estuvimos hoy poniéndole el detalle a este sonido en la transmisión en vivo, Damaris Rodríguez Chirino en la conducción del sonido cultural, Aldenis Rodríguez Valdés. Hasta entonces, muy buenas tardes y feliz fin de semana. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba. E dopo la tappa immancabile a Cuba, il nostro viaggio qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ci riporta in Italia perché si prospetta un periodo molto interessante e soprattutto movimentato per la radio nelle scuole 4.0. Sito di riferimento www.laradionellescuole.eu ed è la rete italiana per la radio nelle scuole, progetto di cui vi ho già parlato parecchie volte e che continuerò a fare anche nei prossimi episodi. Si avvicinano infatti delle giornate molto importanti, le giornate dai social online ai social on air, insieme per scoprire l'entusiasmante mondo delle radiocomunicazioni e trovo particolarmente interessante e condivisibile questo spirito di unione. Appuntamenti di notevole importanza in vista anche dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Precisamente dal 13 aprile al 18 maggio 2024 vengono organizzate sull'intero territorio nazionale delle attività e iniziative per far conoscere agli studenti l'affascinante universo delle comunicazioni via radio, come ad esempio radiocollegamenti in onde corte e via satellite, gare di radiocaccia, trasmissioni web radio, lanci, ricerca e recupero di radiosonde meteorologiche. E le finalità sono molto importanti, come ad esempio sviluppare la consapevolezza ambientale sulle mutazioni climatiche per fronteggiare la transizione ecologica, incoraggiare gli interessi scientifici e tecnologici unitamente al fascino delle radiocomunicazioni che, va ricordato, hanno sempre davvero qualcosa di magico. Potenziare i modelli comunicativi della società condivisa dei giovani dall'online all'on air, far conoscere le opportunità offerte dal mondo delle radiocomunicazioni, promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione civica, la cultura della pace e il servizio per gli altri, associazioni di volontariato e protezione civile, tutti obiettivi che ovviamente condivido in pieno. Partecipano gli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Partner, Festival dei Giovani, AISAM, AMSAT Italia, Stratolab, Radio 100 Passi. Tutto ciò organizzato dal Team Nucleo per la Radio nelle Scuole 4.0 in collaborazione con ARI, che è l'Associazione Radio Amatori Italiani. Ringrazio ovviamente i membri del Team Nucleo che ci tengono costantemente aggiornati su questi eventi. Brevemente vi anticipo un evento di cui vi parlerò prossimamente con altri particolari. Festival dei Giovani, che si tiene il 17, 18, 19 aprile 2024 a Gaeta. Le fragilità dell'ecosistema, metafora delle nostre fragilità, il progetto Stratosfera, gli studenti e le studentesse dei licei lunigianesi. Stefano Gaffi, docente responsabile del progetto in video collegamento con i licei della Lunigiana. Il progetto vuole stimolare gli adolescenti che spesso vivono in un mondo virtuale a confrontarsi con la realtà naturale per farli diventare più consapevoli delle proprie fragilità e di quelle del mondo attorno a loro.
Nello specifico sono previste la progettazione e la realizzazione di 3 radiosonde dotate di sensori telemetrici di temperatura, umidità, pressione atmosferica indispensabili per lo studio della troposfera e della stratosfera. L'attività è stata sviluppata con strategie didattiche di apprendimento collaborativo e lavoro di gruppo attraverso varie fasi della durata complessiva di circa 12 mesi. Vi ricordo per tutti i particolari il sito ufficiale a cui far riferimento, che è www.laradionellescuole.eu. Tenetelo d'occhio e tenete invece un orecchio per i nostri prossimi episodi di Radio Pirata, la radio nella radio, dove cercherò di tenervi informati su questi eventi. E torniamo qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ad una trasmissione molto interessante, oserei dire storica, qualche settimana dalla messa in onda della particolare ben riuscita trasmissione in onde corte. Italla Radio ha pubblicato sul suo portale italaradio.org un buon riassunto dell'evento, molti rapporti di ricezione nella giornata mondiale della radio che ricordo si è celebrata come ogni anno il 13 febbraio e in questa occasione ovviamente era quello del 2024. Tra gli oltre 220 rapporti di ricezione, scrive Ital Radio, circa l'80% arrivano dall'Italia, in prevalenza dalle regioni a nord di Roma, ma non mancano segnalazioni da Palermo e Cagliari e anche da paesi del Mediterraneo come Egitto e Malta. Gli altri rapporti d'ascolto arrivano invece dall'Europa centro-occidentale, l'area di prima direzione dell'antenna vaticana sui 6.035 kHz, utilizzata appunto il 13 febbraio, e sono Germania, Francia, Svizzera, Olanda e Gran Bretagna. Un paio di rapporti d'ascolto molto interessanti sono giunti ad esempio dall'area più ad est, con la Finlandia, e parecchia curiosità per un rapporto d'ascolto ricevuto dalla Nuova Zelanda. Un ascoltatore italiano ha anche segnalato che mentre scriveva il rapporto d'ascolto gli tremavano le mani per aver ritrovato nella nostra lingua una frequenza d'onda corta proveniente da Santa Maria di Galeria. Emozione che, non nascondo, ho provato anch'io in prima persona con una semplice radio portatile. È stato veramente molto emozionante ascoltare questa trasmissione in italiano, francese ed inglese. Sta ora alle radio riappropriarsi di questa inesauribile gamma d'onda capace di superare ogni frontiera, e questo l'augurio di Ital Radio e anche nostro con tutto il cuore. Ital Radio continuerà ad informare sulla situazione, quindi sempre attenzione al portale all'indirizzo italradio.org e sulla pagina Facebook Ital Radio. Di nuovo complimenti a tutto lo staff di questo portale che si occupa di trasmissioni italofone nel mondo per la realizzazione di questa importantissima e storica trasmissione, ripeto, andata in onda su Radio Vaticana sulla frequenza di 6.035 kHz tra le forti emozioni di tantissimi ascoltatori.